E adesso ce ne possiamo tranquillamente andare a quel paese, no? Ce ne possiamo tranquillamente andare, ragazzi, da zio Mario e sentire cosa vuole. Ce l'avamo lasciati prima con la bellissima notte di Monteriggioni. Preciso. Eccolo qui, il nostro campione, Ezio! Onore a Ezio! Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servigio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Che ho appena sparato una cazzata. Tutto il giorno a bere e a puttane. No. Che c'è? È vero? Vieni, Ezio, facciamo due passi. Sì, zio. Cambiamento di piani. Oh, change of plans. I pazzi rispondevano a qualcuno, uno spagnolo. Rodrigo Borgia, uno degli uomini più potenti di tutta Europa e capo dell'Ordine Templare. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Eh già. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. A Dove andrai adesso? Firenze. Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Ovviamente devi andare in una stanza specifica della casa per leggerla, no? Le riconosci? Altre pagine del codice. Sì, tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne altre prima che... Tenete. Questa non è opera di tuo padre. L'ha tradotta qualcun altro. Leonardo da Vinci, un amico. Vedi come le parole passano da una pagina a quella successiva? C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre? Tuo padre All'inferno. cavare dei brani di una profezia riportati in queste pagine. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Ricordi. Accennava a qualcosa di potente e nascosto sottoterra. E cioè? Ah, saperlo! È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Vieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene, torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre. Punto d'osservazione della villa per fare. No, ma io il punto d'osservazione l'ho già fatto. Palle, non si può correre dentro questa casa. Perché dentro c'è tipo c'ha le colonne tutte ravvicinate. Come premix per correre un po' più veloce. E si aggrappa inutilmente. Vieni. Dovuto fare un punto di osservazione che avevo già fatto. Me l'ero fatto col pensiero di ok, poi non lo devo rifare. E invece mi tocca rifarlo proprio così a spregio. Raccogli quattro pagine del codice. Vabbè, mi pare una cazzatina alquanto. Magari tu mi dessi anche qualche soldino, non farebbe male. Questa si trova palesemente giù. Proprio Saltini. vuole che le raccolga in un ordine preciso. Bene, bene, bene. Due di quattro. A questo punto, però,
mi tolgo uno sfizio. Piccolo piccolo. Perché vado dal fabbro e aumento l'armatura. Crederete ai vostri occhi. Tanto ripariamo armature. Corazza in cuoio. Non vi pentirete dell'acqui. Boom. Le altre due dove si trovano qua? E un anculo. No. Non è che voleva che le raccogliessi in un ordine preciso. Sono proprio tipo una dall'altra parte rispetto all'altra. Un culo a Gesù. E quindi c'è da uscire dalla porta sud e poi muoversi di qua. Solo che se mi butto di sotto tipo muoio, quindi meglio non rischiare. Poi non so dove sia finito, quindi forse farò quello che ho appena detto che non farò. Mi butto di sotto e vaffanculo. Merda. Va bene, facciamolo. Va bene, pensavo andasse peggio. Molto peggio. Ok, sicuramente l'ha messa dall'altra parte della casetta. Exactement. E posso sfruttare il cavallo per poter tornare indietro. Tra l'altro non c'è nessun fiorino dentro. E cambiamento di piani, se n'è andata. Passerà Claudia. Ci passeremo. Ci passeremo.